carissimi, volevo inviare questo video in questo momento particolare che stiamo vivendo per poter essere vicino a voi e visto che da qualche settimana sono state sospese le attività a Casa Wanda e non abbiamo modo di incontrarci di persona, come presumibilmente sarà. Questo blocco forzato ci porterà a stare a casa ancora per una, 2 settimane, non sappiamo, probabilmente fin dopo Pasqua. Nel frattempo abbiamo pensato come gruppo di Casa Wanda, come equip, di trovare un modo per esservi il più possibile vicini. Quindi questo vuole essere un primo video per iniziare una sorta di dialogo, anche se virtuale, tra noi e voi che siete a casa, in modo da pensare quelle che possono essere un po' delle attività, delle sollecitazioni, delle condivisioni in questo periodo e ascoltare eventualmente quelle che possono essere le vostre necessità, esigenze. L'idea è di potervi inviare dei video audio su diverse tematiche, come per esempio che tipo di attività possiamo fare a casa in questo momento, oppure come possiamo sollecitare delle attività fisiche, o come poter affrontare le diverse problematiche che questo periodo di stop forzato fanno emergere nella quotidianità. Quindi un po' questo video vuole essere una prepista. Seguiranno altri video di carattere un po' generale su quello che possiamo fare se voi ci inviate quelle che possono essere un po' alcune esigenze, alcuni dubbi, alcune richieste, noi possiamo nel nostro possibile cercare di trovare delle risposte come gruppo di lavoro sulle attività con Massimo e Gabriele, sulla gestione della mobilità, dell'esercizio, dell'attività da poter fare a casa in questo momento, dove si è, magari può dare delle indicazioni sia di carattere generale, ma laddove ci sono delle esigenze specifiche, cercheremo di dare delle risposte, ma anche più di carattere medico, sanitario, generale, dove il nostro geriatra, dottor Pedace, può eventualmente darvi delle indicazioni. Quindi io con questo video vi voglio dire che noi ci siamo. Questa è la frase che noi tipicamente diciamo spesso alla fine delle attività che facciamo qui. E quindi vorrei ribadire la nostra presenza, sia pur virtuale, a fianco a voi. Quindi io per adesso vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccio e spero nei prossimi giorni di inviarvi altre riflessioni, spunti su piccole attività che assieme, anche se a distanza, possiamo continuare a fare per sentirci assieme in questo percorso, in attesa che possiamo riprendere le nostre attività qui a Casa Wanda. Per adesso vi auguro una buona giornata, un buon tutto, vi rinnovo il mio abbraccio e ci risentiremo presto.